teaser, questo è un teaser. Giusto il tempo di ascoltare il disco di Natale, signori. Vai, sì! Pippone! Tutti insieme! Dai, dai. Notte di Natale, di molto, molto, molto tempo fa, c'era qualcosa di speciale. Sì. Che illuminava tutta la città. Siamo in classifica nei Tunes. Un bambino come tanti, ma forse, forse anche di più. Ed aspettavo i miei regali, come mi aveva detto la TV. Ma se un bambino ascolta la radio? Invece dei pacchetti con il nastro d'oro, invece dei Transformers e BG. Rovinate tutto per i bambini. Sì, sì, sì. Se io è sotto un albero non trovo un cazzo, e allora mi metto a cantare canzone che fa così. Babbo Natale inventato. Dalla Coca-Cola. Babbo Natale è un merda. Babbo Natale è un merda. Babbo Natale è un merda. Merda. Babbo Natale è un merda. Babbo Natale è un merda. Non so se si è capito. Babbo Natale è un merda. Quando non mica finito. Forza, tutti insieme. E la Befana è stronza, perché non dice niente e pensa alla sua cassa, restando indifferente. Eppure i tre magi ci hanno scassato la mirra. Non posso dire altro, perché è l'unica rima possibile, birra. Ma quale Ramazzotti, ma quale Cremonini. Babbo Natale è merda, è l'inno dei bambini. Lo dicono i folletti, lo dice anche la Lega. Babbo Natale è Santa Claus. Babbo Natale è un merda. Che sei un merda. Ti odio, cazzo. No, perché questa poi è una storia vera, cioè, perché è il Natale infame che passa il bambino che si aspettava qualcosa, non trova niente, esatto, se la prende con Babbo Natale invece di prendersela con i genitori poveri. Adesso non svegliamo tutto, che io ancora adesso mando la letterina sperando che mio padre la legga. A Equitalia però la manda. E ti risponde anche Equitalia. A proposito di Equitalia, Equitalia ha detto che non manderà lettere raccomandate fino al 6 di gennaio. Oh, che meno male, ho la casella delle lettere libera. Non è che dicono, vabbè, facciamo una roba, è Natale, è stato un anno difficile, cancelliamo tutto, ricominciamo. No, sì, si bloccano solo per qualche giorno. Che cazzo cambia? Poi a gennaio ti arriva l'incubo di nuovo. Cosa vuol dire? Perché che regalo paura, è? Ha paura che la gente le usi per incartare i regali. Esatto. Sì, ormai. Cazzo, sai un'idea della Madonna, però. Risparmi sulla carta. Io posso incartarli per tutta la radio volendo. Sai che qua in America non esiste sti incubo, c'è l'IRS, che sarebbe il fisco IRS. Del ma culo. Non, ma no, non ti... S ha detto. Una parola so in inglese, ragazzi. IRS, maestro. IRS. Okay. IRS. Scusa. Ma non sono così cattivi e aggressivi. Cioè, anche qua c'è l'evasione fiscale, c'è il nero e tutto, però... Però ti portano a cena. Cioè, sì, quando evadi il fisco, vedi, ti offrono l'aperitivo, vai, ti portano ti scoprono giapponese. La moglie. Cioè, ti fanno tutti sti favori che sono di una comodità. Certo. Sì, 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 infatti. Poi, vabbè, insomma, se ti sgamano che è esagerato, vai in galera, però voglio dire, no, no, ti sfilano la vena estremi. Dell'uccello. No, ma sono casi estremi. Però non è che vengono a torturarti pezzo per pezzo, cioè un giorno bussano così, buongiorno IRS, venga manette a casa. Sì, è lo stile Bill Cosby, diciamo, vengono, ti buttano giù la porta, tappino la testa in giù nel cesso e poi ti scoprono senza incisivi. Ma ragazzi, attenzione, siamo arrivati alla seconda parte di 186 puntate di Merde Stellari. Ed ora la seconda parte di Guarda, per Natale ti ho portato due bei robotti. Oh, che bello, che bello. Vabbè, e io ora vado, che ho un appuntamento con Marisa la chiappona aliena. No, ma no, tu stai attento a non farti male, però.
Oh, che belli questi robotti. Chissà quando li ha pagati mio padre. Salve, Obi-Wan Kesbo. Ma che dici? Io mi chiamo Fernandello Skywalker. Fifi, l'umano pezzente ci ha ingannati. Questo bambino non è Obi-Wan Kesbo. Obi-Wan Kesbo, presto, andiamo via. No, aspettate, robotti, non me ne andate. Mi dispiace, umano pezzente minorenne. Dobbiamo trovare l'umano vecchio di merda, Obi-Wan Kesbo. È una questione di vita o di morte. Vabbè, allora vi accompagno. Ciao, Gruska. Allo? Com'è? Stiamo cercando un certo Obi-Wan Kesbo. Sai dove sta? E certo, e come no, e quello sta nella Valle Maledetta, Poi, ma state attenti che là ci abitano pure i predoni Krusken, eh. Quelli saranno pure alti come Brunetta, ma quelli menano forte, Così i due androidi e il giovane Fernandello Skywalker giungono nella Valle della Maledetta. E come aveva previsto il mercante, vengono immediatamente attaccati dai piccoli e malvagi predoni Krusken. No, i predoni Krusken ci attaccano. Si salvi chi può. Aiuto, non voglio morire. Sono ancora minorenne. Come? Ma se c'hai 50 anni, mortacci tua. Ma quando tutto sembra ormai perduto, un misterioso vecchio di merda fa la sua comparsa. Via, via! Maledetto nano di merda! Eccolo! Come? Grazie, uomo vecchio di merda, che ci hai salvato! Qual è il tuo nome? Il mio nome è Ion? Ion Wan Kesbo! E Ion cosa? Ion, quelli che fanno il cinema. Mio nome è Obi-Wan Kesbo. Il mio nome è Ion? Chi è Ion? Yogi Wan Kesbo. Yogi! Yogi Bubu! Yogi Wan Kesbo! Il mio nome è... Ong? Ong? Olga, cazzo, sei una puttana russa! Fammelo leggere! Il mio nome è Obi Wan Kesbo. Obi Wan Kesbo, hai sentito? Furti, lo abbiamo trovato. Oh, guarda un po', aspimazzo. I robot quando mi vedono sbo. E tu, ragazzo di merda, perché non sbo? Di solito quando la gente mi vede, sbo. Che io ho solo 50 anni, non sono ancora sviluppato sessualmente. Ma chi? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.